Niente, non so niente nessuno, dobbiamo vedere oggi quello che dicono i sindacalisti. Come siete stati raggiunti da questa notizia? Tramite telefono dei sindacati. Siamo stati informati dalla segreteria della FIOM che ci ha convocato immediatamente per un consiglio di fabbrica urgente il giorno 31, la mattina del giorno 31. Le cose sono, mi sa che sono un po' preoccupanti, sono. C'è molta preoccupazione negli operai. È un anno e qualcosa che non sappiamo mai niente, sono sempre le stesse cose nella ditta del gruppo, perciò vediamo. Una sorpresa relativa, nel senso che l'aria che si respirava non presagiva nulla di buono. Sgomento, rabbia, poco stupore e grandissima preoccupazione. Questi gli stati d'animo dei dipendenti del gruppo dell'acciaio Stefana, 700 lavoratori suddivisi in 4 stabilimenti, 2 storici nel paese di Nave, 1 a Montirone nella Bassa e 1 ad Ospitaletto. Oggi l'atmosfera che si respirava nell'assemblea aperta a tutti i lavoratori, mendetta solamente dalla FIOM, era decisamente tesa. 700 famiglie stanno vivendo questo inizio dell'anno con il fiato sospeso. Fino all'incontro di oggi nel cinema di Nave la maggior parte di queste poco sapeva della gravissima situazione nella quale il gruppo si trova. La dirigenza ha presentato in tribunale a Brescia la richiesta del concordato con riserva che blocca così per 90 giorni le ingiunzioni di pagamento da parte dei creditori. Le prospettive, dobbiamo verificarle rispetto ad un piano di rientro che l'azienda deve presentare presso il tribunale, è da lì che è un po' il fulcro di tutto quello che potranno essere prospettive future. Noi chiaramente lavoriamo per un patrimonio così importante come la Stefana, industriale e professionale, non può essere disperso per tutta la nostra provincia. Una situazione ben nota ai sindacati, considerando che nei mesi scorsi ad alcuni stabilimenti era stata tolta l'erogazione dell'elettricità da parte di Enel per morosità. Se la FIOM annuncia un presidio fisso dal 7 gennaio fuori dalla sede di via Bologna Nave, la FIM mostra qualche dubbio sull'iniziativa in mancanza di dati certi, ma si sta già muovendo per cercare appoggio nelle istituzioni. Noi ci stiamo muovendo sia con il prefetto che con il presidente della provincia per richiedere la convocazione di un tavolo istituzionale, non tanto perché questo è prassi in situazioni come queste, ma perché ci troviamo in presenza di un'azienda che non ha mai in questi mesi e aggiungo in questi anni messo chiarezza nelle strategie e nelle scelte che voleva mettere in campo, e noi chiediamo che invece l'autorevolezza di un tavolo istituzionale si ponga a questo obiettivo. Con 300 milioni di euro di debiti le certezze per un futuro dell'azienda sono quasi inesistenti. E oggi come oggi dire che Stefana possa avere ancora un futuro diventa per me quasi impossibile alla luce del fatto che abbiamo un gruppo che non è in grado e non è stato in grado in questi anni qua di scegliere una strategia alternativa alla crisi che l'ha costretta a fare alcune scelte improbabili. Hanno perso più del 70% della loro capacità di presenza sul mercato e questo è un dato sul quale ovviamente noi dobbiamo riflettere in modo molto serio.